Buonasera amici, bentrovati ad una nuova puntata di Tutti in 300 secondi. Siamo a Prato Giardino. Oggi parliamo di una importante notizia che perlomeno dovremo verificare nelle settimane, ovviamente è tutta da vedere nei fatti, quella della riqualificazione e maggiore sicurezza all'interno del parco pubblico viterbese. C'è stato un incontro dei responsabili della sicurezza a livello provinciale, parliamo della prefettura, del sindaco di Viterbo Leonardo Michelini e del appunto degli assessori competenti che poi verranno coinvolti in questo in questa novità, che riguardano appunto le notizie che in questi ultimi mesi, possiamo parlare anche dell'ultimo anno, hanno riguardato Prato Giardino. Prato Giardino ovviamente sede di passaggio di famiglie, di persone anziane che devono appunto trovare il loro posto per rilassarsi, così come le famiglie. Purtroppo negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo anno troppe le notizie negative, tra cui arresti per spaccio di droga, bivacco e notizie che riguardavano appunto la copertura di, anche di dosi di droga, e purtroppo queste sono notizie confermate nei vari cespugli, nelle parti più nascoste del parco pubblico viterbese. Ebbene, finalmente noi possiamo dire finalmente, perché non se ne poteva giustamente più. Il sindaco di Viterbo insieme al prefetto, che appunto è il garante della sicurezza pubblica, insieme allo stesso sindaco, si sono incontrati e hanno messo in campo nel giro di poche ore un programma sicuramente importante. Tra questi punti ci sono innanzitutto la riqualificazione generale di Prato Giardino mediante il taglio netto di alcuni spazi dove sono stati rinvenuti anche delle dosi di droga abbandonate o comunque rinvenute persone non appunto non dedite sicuramente a fare quattro passi, ma a fare azioni non regolari. E quindi questo è un primo passo nell'ambito di un restyling generale che dovrà essere fatto a Prato Giardino con appunto gli operai del comune e soprattutto l'assessorato competente. Quindi questa è la prima notizia. Un'altra notizia importante sono le ulteriori telecamere che verranno messe all'interno di Prato Giardino, queste per dare la maggiore sicurezza. Però noi diciamo che finalmente, oltre alla parte di controllo, che è quella più ovvia, che sono le telecamere, si passa anche ad un'azione sul campo, che è il controllo da parte delle forze dell'ordine, non più solamente sparuto, cioè ogni tanto quando è possibile fare un controllo di routine, ma in maniera continuativa. Questo non per le forze dell'ordine, ma per i fatti che purtroppo abbiamo già denunciato e che hanno dato l'onere e soprattutto l'obbligo di un'azione più incisiva e di controlli quotidiani di fatto. Quindi noi da commentatori non possiamo che fare un plauso a questa iniziativa, che lo ricordiamo vedrà un maggiore utilizzo delle forze dell'ordine all'interno del parco pubblico viterbese, maggiori telecamere e maggiore visibilità dei luoghi dove purtroppo sono stati rinvenute anche dosi di droga e persone dedite allo spaccio. Un'altra notizia importante è l'azione incisiva contro il cosiddetto bivacco. Spesso le panchine vengono utilizzate in maniera impropria, quindi non per sostare qualche minuto, qualche ora al massimo per poter fare un giro pomeridiano, ma spesso vengono usate in maniera impropria per dormirci, per bivaccare, lasciando anche bottiglie di birra, eccetera, eccetera. Quindi questo, secondo le iniziative che il Comune e la Prefettura stanno mettendo in campo, non dovrebbe più accadere, perché verrà messa una precisa ordinanza e quindi un obbligo da parte della Polizia Locale di controllare che Prato Giardino, nelle panchine e soprattutto in tutti gli angoli meno controllati, venga utilizzato secondo quelle che sono le norme del buon costume, dell'ordine pubblico e soprattutto della civiltà pubblica. Queste sono forse, a mio giudizio, l'ultima notizia è quella più importante, perché
troppo spesso, non parliamo ovviamente solamente degli stranieri, che ce ne sono molti, ma di tutti quelli che utilizzano questo parco pubblico, abbiamo visto delle scene poco edificanti, quindi di persone non utilizzare il parco pubblico secondo le norme normali della regolarità pubblica. Insieme a ciò è stato previsto anche nella zona di Viale Trento, che lo sappiamo benissimo è vicino sede di un centro di accoglienza presso un noto hotel, verranno demotivate anche qui le scene di bianco pubblico che più volte sono state segnalate in un altro punto abbastanza verde, quindi con il restyling che fu fatto attraverso i fondi della precedente giunta Marini, attuati attraverso l'ultima giunta Michelini di Viale Trento. Quindi un'altra buona notizia che speriamo entri in opera ben presto, e soprattutto noi saremo subito sul campo per verificare che queste notizie vengano confermate dall'azione pratica delle forze dell'ordine e senza nessun tipo di accusa nei confronti di chi che sia. È giusto che Prato Giardino torni ad essere un parco rispettato anche dal punto di vista del verde pubblico, perché non togliamo, dobbiamo essere informatori a 360 gradi, troppo spesso è stato abbandonato con aiuole del tutto rovinate, con alberi che sono spesso malati e che abbiamo letto anche oggi saranno sostituiti, alcuni alberi malati, ma soprattutto, magari se Marino può anche gentilmente inquadrarlo un attimo, delle aiuole che sono lasciate un po' a se stesse, spesso vengono abbandonate per anni, finalmente c'era stato un ritorno, però ancora una volta bisogna agire per mantenere il verde pubblico e soprattutto la manutenzione pubblica. Mi riferisco, se vogliamo un attimo avvicinarci, a un esempio su tanti, il principale punto di aggregazione, il primo più visibile con il Re d'Italia, quindi se non sbaglio Vittorio Emanuele, raffigurato nella famosa statua. Purtroppo non c'è una manutenzione pubblica, perlomeno a settimane, perché vediamo che comunque è stato fatto solamente dopo tempo, all'inizio dell'anno, una variazione anno 2017, ma possiamo vedere che comunque è stato abbandonato e non c'è stata una progressiva manutenzione del verde pubblico. Quindi si riparte un po' da zero su questo tipo di discorso. Ricordiamo che parliamo dell'unico, mi trattengo stasera perché ricordo la notizia è molto importante, l'unico parco verde della città, e quindi è anche giusto che si ritorni, lo possiamo tranquillamente dire ai fasti di almeno 20 anni fa, quando il verde pubblico era veramente curato e quando c'erano anche delle, questo lo dico io, lo aggiungo spesso, del filo di ferro che delimitava l'ingresso alle aiuole. Purtroppo c'è un calpestio continuo che porta il verde pubblico spesso a essere devastato, se non distrutto, quando molti giocano a pallone direttamente sul verde pubblico. Questo non è possibile, ci deve essere un controllo, e ben venga l'azione che il Comune e la Prefettura stanno mettendo in campo. Ringrazio tutti quelli che ci seguono, potete segnalare questa live a chi volete condividendola sulle pagine, sui gruppi, sulle vostre bacheche. L'appuntamento è per domani, buonasera a tutti.